City Report. Nel mentre che passa il tram, nuova puntata di City Report Hermes Paolo Rusconi, sempre da Cinisello, andiamo a vedere un'altra porcheria, guardate il passaggio qui aperto. Oa, benvenuto in paradiso. Cinisello, via Gorchi, aria di fronte al Parco Nord. Ah, che bellezza. Il resto di un telaio di una bicicletta, fai vedere, Hermes. Qua potrebbe essere possibile che si faccia una riconversione. Però qua vedo scarpe. Vedo scarpe, bombole del gas, oggetti strani. Troviamo anche dei serramenti nuovi. Beh, si spera che stiano facendo una buona riconversione di questa struttura. L'unica cosa che ci lascia dei dubbi è tutte le cose che troviamo qua all'interno. Ci hanno segnalato che ci sono persone all'interno, graffiti. Però a quanto sembra non hanno... Se ci sono dei lavori, diciamo, non è stato fatto granché. Anche perché la rete d'ingresso non è stata solo spostata, Paolo, è stata proprio tagliata. Qua c'è odore di bruciato, di cucina. Troviamo qua, vedete, questo è, si usa per farsi il fuoco, per riscaldarsi, bottiglie di urina. C'è anche una scala che scende, vogliamo provare a fare la scala che scende. Occhio, eh. Una rete, un materasso. Vediamo un materasso anche qui. Sporco dappertutto. Ruote di biciclette in fondo, cioè. Ancora ruote di biciclette? Sì. Abbiamo trovato un paio di biciclette smontate, c'era solo il telaio. Vabbè, usciamo da qui, dai. State attenti a salire. Vedo che c'è del nastro rosso qua. Come butta di là? Arrivo. Ah. Ecco, si passa da qui. Minchia, qua c'è una quantità di terramelli impressionante. E vi portiamo in uno dei bivacchi, locale caldaie sotterraneo, chiaramente fa più caldo, bisogna passare dentro di qui, passa dentro di qui Paolo, ci sono i materassi. Vedi qua che c'è una bella visuale, prego. Prego. Ecco, qua c'è anche un paio di scarpe, guarda, te le faccio vedere da qua. Beh, direi che... anche qui di situazione di degrado, povertà, forse problemi anche psichici. Vedo una confezione che mi sembra un ansiolitico lì, su quel tavolo lì.
E questo, siamo in via Gorchia Cinisello, dove meno ve l'aspettate, perché tutto sopra è graffitato e aperto. Ecco, succede spesso in queste situazioni così che andiamo a vedere le cantine, troviamo appunto nelle cantine i locali più caldi, dei rifugi, dei bivacchi. Anche qui, povera gente. Sotto deve essere Madonna quanto tavernello, guarda, sai che è possibile anche scatolette di Simmental, guarda quelle rosse, sai che è possibile che ci sia qualcosa ancora sotto di là? Aspetta un secondo. Dove? Tu hai visto? Vieni qui, fammi vedere un po'. Hai visto che c'è un'altra scaletta che scende qua? Guarda sotto, guarda che sotto c'è altri spazi, eh. Aspetta. Vai in ava scoperta, nel caso fai due riprese col cellulare. Se c'è qualcosa, ho visto che c'era qualcosa. Qua c'è un'altra stanza. Ok, arrivo. No, no, vai tranquillo, c'è un cazzo qui. C'è solo dei rottami. Ce la fai a riprendere qualcosa? Sì, sì. Vai piano però, falla piano piano perché sennò balla tutta. Fai tutto il giro piano piano, che tanto noi qua siamo tranquilli. Un ripostiglio di rottami, immondizia, quantità industriale di tavernello. Non passare lì, se no ci mancherebbe. Che è peggio del fungo che uccide lì, eh. È uscito. Ok. Vabbè, sale, tanto lui è agilissimo, sale anche con una mano sola. Qua c'è un'altra ruota di bicicletta. 250 pacchetti di sigarette. Guarda che qua. Diciamo che qui non avevano problemi a fumare, eh? Sì, ci sono un bel po' di biciclette nascoste, smontate a pezzi, direi... Sì, un rifugio di disperati, persone che vivono magari di qualche espediente, furti, eccetera, di biciclette. Brevetto da paracadutista nel caso? Non ancora, però lo sto facendo, dai. Ok. Girati un attimo, guarda quella roba lì come cazzo l'ha disegnata. Ecco, io non capirò mai sti graffitari, non sono neanche capaci a rovescio, forse sono indiani, l'hanno scambiata per una croce indiana. Dai, comincia a salire, aspettaci nel primo punto solido sopra. Va bene. City Report!